superato da poco i 30 anni, soglia anagrafica dopo la quale i calciatori tracciano un primo vero rendiconto di carriera. Lothar Matthäus ha vinto tanto, ma non tutto. 3 scudetti in Germania con il Bayern, 1 in Italia con l'Inter, una Coppa UEFA sempre con l'Inter, un campionato del mondo con la nazionale tedesca. È stato inoltre riconosciuto miglior simbolo d'Europa nel 91 grazie al pallone d'oro. Matthäus si definisce un professionista ed un uomo semplice e le vicende del suo privato negli scorsi mesi sono andate di pari passo con l'evolversi della sua carriera. Il calcio talvolta fa crescere troppo in fretta e certi suoi atteggiamenti possono aver condizionato la critica. Ma per gli appassionati, interisti e non, per tutti coloro che amano il calcio, Lothar Matthäus è semplicemente il Panzer, il carro armato. È insomma un leader, un capo, che saprà gestire con intelligenza, crediamo, l'immenso patrimonio che il variegato mondo della pedata gli ha messo a disposizione, Italia compresa. E la storia italiana di Lothar Matthäus inizia nel maggio dell'88, quando, allora accompagnato dalla ex moglie Silvia Godfrey, sbarcò a Milano per presentarsi ai tifosi dell'Inter. Il contratto che lo legava alla società nerazzurra era stato da un mese firmato a Monaco. Il Bayern perdeva il suo asso, l'Inter acquistava il leader della nazionale tedesca. Ecco le sue prime parole pronunciate nella nostra lingua. Saluto i tifosi dell'Inter e tutti gli sportivi italiani. Fu fortunato invece il suo esordio nel campionato italiano, proprio come era successo a Monaco, primo anno, primo scudetto, e quella venne battezzata l'Inter dei record. Per me era importante il primo anno qui in Italia perché abbiamo vinto subito il scudetto e ho aspettato 9-10 anni per vincere un titolo e questo era una cosa bellissima e per nostra via in avanti, per mia via, per un straniero più facile perché loro hanno visto, Lothar ha giocato un bel anno, un grande anno, ha vinto subito il scudetto con la squadra, era una bella cosa perché anche i tifosi hanno visto, lui è uno che vuole lavorare, chi vuole vincere, lui è uno di noi. Quella dello scudetto fu una stagione di primati. 58 punti, media inglese a più 7, 26 vittorie. L'Inter inoltre uguagliò il record di 11 successi in trasferta. Eppure all'inizio del campionato con Trapattoni Lothar ebbe una discussione per motivi futili. Il numero della maglia. Lui ha lasciato me subito la maglia con il numero 10. Io non volevo la maglia con il numero 10 perché io conosco la storia della maglia con il numero 10, grandi giocatori. Italia, in Germania è lo stesso, e anche nel mondo, Pelé, Maradona, Onfarrat, Heinke, Netze, tanti giocatori, grandi giocatori, hanno giocato con il numero 10, anche Platini, ma loro hanno giocato tutti un calcio diverso, per quello non avevo la maglia con il numero 10, non volevo la maglia con il numero 10. E Trapattoni mi ha detto, tu sei per me uguale importante come questi giocatori. Io ho detto, ma sono Trapattoni, ma io sono un giocatore che voglio giocare con la maglia con il numero 8 o con il numero 6 in Germania è un lavoro diverso. Ma no, lui ha detto, no, tu devi giocare con la maglia con il numero 10 e questa era una cosa speciale per me. Ho visto subito, lui pensa, questo Matthäus è un giocatore importante per la mia squadra. Ha messo subito la maglia con il numero 10. Io non volevo la maglia con il numero 10 perché io conosco la storia della maglia con il numero 10, grandi giocatori. Italia, in Germania è lo stesso, e anche nel mondo, Pelé, Maradona, Onfarrat, Heinke, Netze, tanti giocatori, grandi giocatori, hanno giocato con il numero 10, anche Platini, ma loro hanno giocato tutti un calcio diverso, per quello non avevo la maglia con il numero 10, non volevo la maglia con il numero 10. E Trapattoni mi ha detto, tu sei per me uguale importante come questi giocatori. Io ho detto, ma sono Trapattoni, ma io sono un giocatore che voglio giocare con la maglia con il numero 8 o con il numero 6 in Germania è un lavoro diverso. Ma no, lui ha detto, no, tu devi giocare con la maglia con il numero 10 e questa era una cosa speciale per me. Ho visto subito, lui ha
Lui pensa che questo Matheus è un giocatore importante per la mia squadra. Tutto infatti andò bene e quella dell'Inter fu una galoppata senza freni. Lothar vestì i panni del condottiero, trascinò la squadra e segnò gol memorabili come quello al Napoli che siglò lo scudetto numero 13, facendo esplodere di gioia la Milano nerazzurra. Matteo, se mi dici, guarda che qui tutti ti festeggiano, mi dici che sapore ha lo scudetto italiano? Tu che vieni dal Bayern, che vieni da un'altra cultura calcistica. Per me questo scudetto è uguale importante tre scudetti con Bayern in Germania. Lo scudetto cucito sulle maglie, l'Inter affronta con grandi ambizioni la Coppa dei Campioni e la colonia tedesca si arricchisce di un altro giocatore. Jürgen Klinsmann, acquistato dallo Stoccarda, rileva Diaz e va a far compagnia a Matheus da Bremen. L'esordio nel torneo più prestigioso d'Europa viene in settembre contro gli svedesi del Malmö, un avversario scomodo, ostico. E difatti la delusione degli sportivi nerazzurri è enorme quando dopo il irrimediabile 0-1 dell'andata la squadra si fa eliminare a San Siro. L'1-0 che sblocca il risultato a favore dell'Inter porta la firma di Aldo Serena e quando tutto fa presagire il passaggio ai tempi supplementari ecco la doccia svedese. Zenga e compagni si fanno sorprendere sugli sviluppi di un calcio d'angolo da un colpo di testa di Enqvist. Addio Europa. Nella stagione che culminerà poi con la disputa dei campionati del mondo, in campionato l'Inter subisce il contraccolpo dell'eliminazione dal torneo continentale. Tiene il passo del Napoli che si aggiudicherà il titolo sino a gennaio, per poi progressivamente staccarsi. Matheus, 25 presenze su 34, rimane vittima di un infortunio alla caviglia nel mese di ottobre, nel match vinto a San Siro contro la Lazio. Faticherà poi a riprendere la condizione. Piccola gemma di un altalenante campionato, il suo primo gol nel derby milanese. Nel confronto di ritorno i nerazzurri si impongono sui cugini per 3-1. Matheus va a segno su calcio di rigore. I rapporti fra i giocatori tedeschi e quelli italiani all'Inter hanno sempre fatto discutere. Gelosie? Incomprensioni? Nicola Berti ha così definito il compagno di squadra dialogando con Franco Zuccalà durante una trasmissione riservata agli sportivi italoamericani. Matheus è un campionissimo, l'abbiamo visto, l'avete visto tutti quanti, potenza, scatto, tiro, un po' tutto, l'unico difetto è il colpo di testa. E perché la statura oppure perché non è nel suo tipo di gioco? Non è nel suo tipo di gioco, perché io conosco anche giocatori basi che di testa però la vanno a prendere, proprio c'è una sua lacuna, insomma. Per questo batte sempre calci d'angolo? È per questo. E come uomo? Oh, è un personaggio simpatico, è un giocherellone, ogni tanto ci si vede anche fuori dal campo, è un pazzerello. Ecco, non è che sia si dice tedeschi che hanno la testa dura, che sono così. No, beh, tedeschi hanno la testa dura. Sì, ha la testa dura. Però è anche simpatico. Sì, sì, ci mancherebbe, simpaticissimo, di compagnia, è veramente un giusto compagno. Un mondiale vinto da leader, sulla panchina della Germania campione Franz Beckenbauer. Ricomincia un'altra stagione con l'Inter, con Giovanni Trapattoni. Due grandi personaggi, due grandi allenatori. Beckenbauer è per me alla grande perché lui ha visto mia qualità, perché io ho giocato forse bene, ma non bene come io posso giocare. Lui mi ha detto sempre nella faccia lotta, tu devi fare così, 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 ma tu sei più forte, tu devi cercare tua forza, no? Tu sei sempre contento come tu giochi, tu giochi solo 60 o 70%, tu puoi giocare 30% in più e con questo mi ha aiutato troppo, è una grande persona, non solo in campo, anche fuori. Trapattoni.
ma lui è quasi sposato con il calcio. Lui vive non solo 100% per il calcio, per il suo lavoro, lui vive 120% per il suo lavoro, e con questa mentalità ha vinto troppo. È un ragazzo estremamente generoso, nonostante questa sua esuberanza a volte dialettica. Un ragazzo che, quando l'ho conosciuto, era già capitano della nazionale tedesca, è stato voluto a furore personale, nonostante i dubbi che si nutrivano in quel momento. Abbiamo avuto un bellissimo periodo. Ci sono state anche forse un paio di interpretazioni dialettiche. Certo, anch'io volevo un calcio d'assalto, un calcio di gol, un calcio di sempre vincere. Ma la squadra è fatta da 11 e non sono tutti 11 Lottaro, 11 fuori classe Peleo Maradone. Quindi Lottaro doveva e deve capire anche che esistono, tanto è vero che nella sua nazionale gioca in un'altra forma, un'altra veste, giocava già in un'altra veste, un'altra forma. Nessuno sono giocatori che è difficile imporgli determinate cose se non quelle, in alcuni momenti il raziocinio di un atteggiamento tattico che diventa importante non per se stessi ma per la squadra, prova che ne è. Che io credo che l'Inter veramente sia un po' Matteus dipendente e sono convinto che lo sarà ancora, perché non credo che abbia caratterialmente troppo portato a dare sempre tutto. Quando non lo fa è perché il suo fisico non glielo permette. L'effetto mondiale spinge anche la critica europea ad assegnargli per la stagione 1990 il pallone d'oro. Nella speciale classifica Matteus si impone davanti a Schillaci, dal connazionale nonché grande amico e compagno di avventura nell'Inter e in nazionale, Andy Brenner. Il trofeo gli verrà consegnato nel marzo del 91, poco prima di Inter-Juventus, da Trapattoni e dal nuovo CT tedesco Bertie Fuchs. Tutti i giocatori hanno vinto un titolo con la squadra. Forse io ero per i giornalisti il giocatore importante per la squadra tedesca 90. Ho giocato un bel mondiale, ma anche nell'Inter ho giocato molto bene, e devo anche dire grazie ai miei compagni. Nel 1991 il campionato è un testa a testa fra Inter e Samp. Il 5 maggio a San Siro la Doria vince per 2-0, gol di Dossena e Vialli, ed ipoteca il titolo. Matteus sullo 0-1 fallisce un calcio di rigore, in pratica decisivo. No, ho sbagliato io un rigore, forse ho perso anche io il scudetto per Inter, non posso dire così, ma forse era un momento importante per l'Inter, perché forse quando io segno facciamo il secondo gol, abbiamo un grande chance per vincere il scudetto, ma così è la vita, io non posso vivere solo con le vittorie, anche devo vivere con le sconfitte. 16 reti in quel torneo, 6 realizzazioni in Coppa UEFA, trofeo che l'Inter si aggiudica dopo aver eliminato Rapid Vienna, Aston Villa, Partizan, Atalanta e Sporting, ed a seguito della doppia finale con la Roma. 2-0 a San Siro per l'Inter, Matteus e Berti, marcatori, e all'Olimpico 1-0 per i giallorossi con rete di Rizzitelli. Abbiamo perso 2-0 in questa Coppa UEFA fuori casa, tutti hanno detto Inter è morto, e non eravamo morti, abbiamo vinto ancora, abbiamo giocato una grande partita qui in casa contro Aston Villa, e la Coppa UEFA era un titolo anche importante per l'Inter, perché abbiamo vinto l'ultimo titolo internazionale 25 anni fa. Pochi giorni dopo la conquista della Coppa UEFA, lo ricordiamo, primo successo personale anche per Matteus in un torneo continentale per club, il clamoroso annuncio: voglio andarmene dall'Inter. Il presidente Pellegrini riuscì poi a sanare la situazione. Tanti problemi piccoli, ma tanti piccoli problemi sono un problema grande. Io ho visto questo tutto e avevo una bella offerta di Real Madrid, e ho cercato, dopo questi 3 anni bellissimi qui in Italia, ho cercato un nuovo stimolo in un altro paese.